Il collettivo Fuori Genere, con la rete 8 marzo e il collettivo Malelingue protestano e chiedono il ritiro del disegno di legge il riconoscimento e tutela del diritto alla sepoltura dei bambini mai nati. depositato a luglio dal capogruppo di Fratelli d'Italia Guerino Testa, dal consigliere presidente della Commissione Sanità Mario Quaglieri, dall'assessore Liris e dal sottosegretario Umberto D'Annuntis. La CGL supporta la protesta e ha svolto anche un ruolo di coordinamento. Disegno di legge che è all'esame in quinta commissione. Ci saranno a breve anche le audizioni dei collettivi. La proposta prevede che per ogni aborto che si verifica prima di delle 28 settimane dopo i 90 giorni, qualora i genitori non provvedano o non lo richiedano, la sepoltura sia disposta dalla ASL in una specifica area cimiteriale. Di fatto la sepoltura in un cimitero cattolico diventerebbe obbligatoria a prescindere dalla volontà della donna. La protesta è per chiedere che si prenda una posizione contraria ad una scelta che per i manifestanti calpesta i diritti e la libera scelta. Piuttosto i collettivi chiedono di rendere chiari i consensi informati, inserendo tutte le eventuali possibilità sul destino del feto o del prodotto del concepimento, garantendo la piena libertà di scelta sull'eventuale sepoltura e pretendendo, dicono, l'abolizione di tutti gli accordi tra ospedale e ASL con le associazioni cattoliche. Ritenno Cianzi cioè della CGL regionale ha spiegato a Rete 8 perché giudicano questo testo assurdo. In questo momento, a seguito anche di normative di carattere nazionale, eh, una donna che scelga o subisca un'interruzione di gravidanza eh, può, eh, a sua richiesta può essere effettuata l'inumazione dei cosiddetti prodotti abortivi, eh, diciamo dei prodotti del concepimento del feto. Eh, quindi questa possibilità esiste già e giustamente la legge regola questa possibilità come una scelta fatta a richiesta. In realtà questa proposta macabra invece di Fratelli d'Italia introduce una novità e cioè che si debba disporre e quindi procedere ad insaputa della donna e ad insaputa anche quindi dei genitori, della fan, della, eh, di, mh, che si proceda all'inumazione eh, diciamo, dei prodotti del concepimento. Ecco, questa la troviamo una forzatura che eh, non rispetta la dignità della donna, addirittura appunto ci sono soggetti terzi che nulla hanno a che fare con la persona che sceglie o subisce l'interruzione di gravidanza e che quindi si permettono di indagare su quanto è accaduto e d'ufficio procedono eh, con una cosa di questo genere. Anche il Movimento 5 Stelle si è scagliato contro il progetto di legge e la Marcozzi ha invitato Fratelli d'Italia a vergognarsi per il testo presentato.